Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul canale. Oggi voglio farvi la mia review della palette Poison Garden di Nabla, palette che ultimamente è stata davvero molto molto chiacchierata e quindi anch'io voglio metterci bocca e dirvi la mia. Allora, innanzitutto qualche cenno sul prezzo e sulle caratteristiche della palette. Allora, la palette si presenta in questo modo, ha come packaging il solito sovracartoncino che abbiamo trovato anche nelle palette precedenti. Il sovracartoncino si differenzia dalla palette vera e propria, vedete, nelle tonalità. Queste sono giocate più sul tono dell'oro e del rosso, queste invece sull'arancio e il viola, come potete vedere. È una palette che nel packaging esterno mi è piaciuta davvero tantissimo ed è stata la cosa che mi ha attirato subito quando si sono viste le prime immagini circolare su YouTube o comunque su Instagram, in generale sul web. La palette ha la solita apertura magnetica, all'interno un bellissimo specchio che comunque è sempre utile per truccarsi, ha il vantaggio di poter essere ripiegata in questo modo, che è una cosa che io adoro nelle palette, e queste sono le colorazioni contenute all'interno. Allora, devo dirvi che se mi seguite su Instagram ovviamente già lo sapete, ma se appunto mi seguite solo qui su YouTube ve lo comunico. Devo dirvi che, al contrario di quanto era successo per le altre due palette precedenti, quindi per la Dreamy e per la Soul Blooming, non mi sono fiondata all'acquisto appena è uscita la palette, perché non lo so, c'era qualcosa nelle colorazioni e c'è tuttora qualcosa nelle colorazioni che non mi convinceva e non mi convince appunto tuttora del tutto. Quindi non mi sono lanciata immediatamente all'acquisto, ci ho pensato qualche giorno, mi sono vista qualche video di ragazze che avevano ricevuto la palette, qualche video di qualche ragazza che invece l'aveva acquistata con i propri soldini, e poi spinta un po' anche dalle polemiche che ci sono state attorno a questa palette, mi sono decisa ad acquistarla. La palette è un pochino più grande delle sue sorelline minori. Questa era la Dreamy, vi faccio un confronto. Come vedete, la palette è un pochino più grande rispetto alla Dreamy, però è più sottile rispetto alle precedenti. Devo dire che come formato forse preferisco questo rispetto a quello della Dreamy, soprattutto per il fatto che è più sottile. Rispetto alla Dreamy contiene tre ombretti in più. Per quanto riguarda il prezzo, passiamo dai 35 € della Dreamy e della Soul Blooming ai quasi 40 € di questa, 39,90 €. La potete acquistare ovviamente sul sito di Nabla, in tutte le bioprofumerie che rivendono il brand, e è notizia fresca fresca che dal 16 di novembre Nabla è sbarcata anche da Sephora, per ora credo solo online, ma penso che arriverà anche nei negozi fisici, quindi da ora in poi potete reperire Nabla anche sul sito di Sephora. Ora, come sempre, vado a farvi gli swatches e poi vi do le mie considerazioni su questa palette. Ecco qua gli swatches delle colorazioni contenute all'interno di questa palette. E ora non mi soffermerò su colore per colore, anche perché di video swatches credo che ne abbiate visti ormai 150.000, quindi non so quanto possa interessarvi andare a vedere singolarmente colore per colore. Però ve li ho swatchati per parlare di uno dei problemi che io ho riscontrato per quanto riguarda questa palette. Allora, trovo che il problema fondamentale per quanto mi riguarda di questa palette sia il fatto che i colori sono molto molto più belli e molto più vibranti quando li swatchate in questo modo rispetto a poi quando li andate a stendere sugli occhi. Ora, il make-up che mi vedete su in questo momento l'ho realizzato con questa palette. Tra l'altro, ho anche girato la realizzazione di questo make-up che vi lascerò a fine video, quindi se vi interessa vedere come ho realizzato il make-up, restate fino alla fine dopo i miei saluti, perché vedrete appunto come l'ho realizzato. Ma appunto, iniziando a parlare di quello che penso della palette, penso che innanzitutto c'è qualcosa nella selezione colore, come vi dicevo all'inizio, che non mi convince del tutto, un po' perché tanti colori mi ricordano dei colori già proposti nelle palette precedenti, una su tutte, la Dreamy, vedete i viola, vedete questi colori tendenti al rosso, non lo so, ci sono tante colorazioni che mi ricordano altre già proposte. In realtà nessuno dei colori proposti è perfettamente identico
identico a quelli proposti in precedenza, però trovo che non ci sia grande originalità nella scelta delle tonalità. Però, come vi dicevo, il problema fondamentale della palette secondo me è che risulta molto più performante swatchata in questo modo che poi utilizzata sugli occhi. Io la sto utilizzando ormai da diversi giorni, ce l'ho da più di una settimana e da quando ce l'ho praticamente l'ho utilizzata tutti i giorni, creando svariati look con svariati colori, e devo dirvi che alla fine sono rimasta sempre piuttosto delusa dal risultato. Ora, non che il makeup che ho su in questo momento sia particolarmente brutto o importabile, però non so se potete rendervi conto, ma ad esempio il colore che ho al centro della palpebra, che è lui nello specifico, questo qua che si chiama Fabric, questo qua, vedete, è molto più bello e più vibrante swatchato con le dita sulla mano piuttosto che applicato sull'occhio, e comunque l'ho applicato sempre con le dita, picchiettando, quindi utilizzando tutti quegli accorgimenti che aiutano gli ombretti a scrivere meglio. Nonostante questo, appunto, trovo che la resa non sia così wow come mi sarei aspettata, e questo mi è capitato un po' con tutte le cialdine che ho utilizzato. Ora, ovviamente non posso dirvi di aver utilizzato tutte le cialde allo stesso modo, però vi assicuro che le ho appunto testate abbastanza. Devo dire in più che c'è un altro grosso problema secondo me. Ci sono due tra i colori più belli, che sono Zodiac, che è questo blu scurissimo, e Opera, che è sicuramente un altro dei miei colori preferiti di questa palette, che secondo me hanno dei problemi in fase di stesura e in fase di sfumatura. In particolare Zodiac non si stende, non si sfuma in maniera perfettamente omogenea, tanto che io vi consiglio di utilizzarlo più che come colore da piega o come colore appunto da sfumare troppo, vi consiglio di utilizzarlo come colore pieno, quindi utilizzandolo per fare magari una sorta di riga di eyeliner o per essere steso al di sotto della rima inferiore o per andare a magari enfatizzare l'angolo esterno dell'occhio, ma senza andare a sfumarlo troppo, perché nel momento in cui andate a sfumarlo purtroppo il colore non risulta omogeneo. La stessa cosa, anche se in misura minore, mi è successa con Opera. Anche questo colore lo trovo non del tutto omogeneo quando vado a stenderlo, quando vado a sfumarlo, e mi risulta molto difficile da lavorare, molto più di qualsiasi altro ombretto di Nabla che io abbia mai provato. La cosa però ad esempio non succede con Adagio, quindi non vi posso dire che questo sia un problema generalizzato di tutti i colori scuri di questa palette. Io l'ho riscontrato appunto con Opera e con Zodiac, mentre appunto con Adagio non mi succede. Un altro colore che mi ha davvero delusa è stato questo, che è stato un altro dei colori per cui io ho acquistato la palette, che si chiama Archetype, che visto così è un bellissimo marrone molto riflessato con dei riflessi sul bronzo, un colore che solitamente a me piace tantissimo utilizzare, purtroppo però una volta swatchato e soprattutto una volta steso sull'occhio risulta molto molto più blando. Io ve lo faccio vedere anche nello swatch, eccolo qua, risulta molto più blando e meno bello di quanto mi aspettavo, insomma, vedendolo nella cialdina. Per il resto i colori matte, ad esempio chiari, come può essere questo o questo, hanno una performance secondo me molto molto buona e si sfumano molto facilmente, anche lui si sfuma molto facilmente, però trovo che in generale la qualità della palette secondo me è leggermente più bassa rispetto alle sue sorelline precedenti, in particolare rispetto alla Dreamy, perché io già con la Soul Blooming avevo avuto un sentore di calo di qualità per quanto riguardava gli ombretti. Altro colore molto chiacchierato è stato questo Majorelle, che tra l'altro si intona perfettamente con la maglietta che indosso oggi. Devo dirvi che per quanto mi riguarda non ho trovato tanti problemi per quanto riguarda questo ombretto, semplicemente perché anche in questo caso io l'ho sempre utilizzato, quando l'ho utilizzato, come colore pieno, quindi non sono mai andata a sfumarlo troppo, l'ho sempre utilizzato magari per ricreare una riga netta al di sotto dell'occhio o sempre come sorta di riga di eyeliner, quindi l'ho sempre utilizzato a mo' di colore pieno e mai andandolo a sfumare, quindi non ho trovato particolari problemi con questo colore. Però appunto ho sentito e ho visto anche video di ragazze che anche con lui hanno avuto più o meno gli stessi problemi che io ho riscontrato con Zodiac e con Opera. Quindi arrivo velocemente alle conclusioni per quanto mi riguarda su questa palette. Allora, io che possiedo già le altre due palette precedenti, tra l'altro qui ho anche la Soul Blooming che non vi ho mostrato, ma
ve la mostro velocemente. Ecco, questa era la Soul Blooming. E anche qui ci sono dei colori che sicuramente richiamano quelli presenti appunto nella Poison Garden. Appunto, io possedendo le altre due palette precedenti, onestamente, tornassi indietro, probabilmente non riacquisterei questa. Un po' perché alla fine le colorazioni che sono contenute all'interno non sono così innovative. Ci sono stati dei colori che mi hanno appunto spinto all'acquisto, che sono in particolare quelli di questo triangolo qua questo colore qua. Insomma, qualche colore mi aveva colpito, ma alla fine utilizzandolo io ho trovato dei problemi. Quindi tornassi indietro probabilmente non la riacquisterei, soprattutto perché possiedo le precedenti. Se non possedete già le precedenti, a livello di colorazione potete lanciarvi a cuor leggero sull'acquisto, perché comunque trovate una buona varietà di colore che appunto non possedendo le precedenti non avete già. Però posso dirvi che in questa palette ritrovate degli ombretti con dei difetti che gli ombretti della Dreamy e gli ombretti della Soul Blooming non avevano. Quindi è una palette che io onestamente non mi sento di consigliarvi al 100%. Non ve la sconsiglio del tutto, perché è una palette che comunque contiene all'interno delle colorazioni interessanti che hanno anche una buona performance, però appunto se possedete già le precedenti io mi sento di dirvi magari andate in negozio, se avete la possibilità di farlo, swatchate la palette, toccate con mano e riflettete un pochino prima di acquistarla, perché per quanto mi riguarda ho trovato un po' di difficoltà in più nell'utilizzo di alcuni ombretti. Con questo credo di avervi detto tutto. Il riassunto generale è che questa palette mi ha un pochino delusa a livello di performance. D'altronde però ho sentito anche tante opinioni di ragazze che l'hanno acquistata e ci si sono trovate molto molto bene. Come sapete il make up è sempre soggettivo, questo è il mio pensiero, ma non è detto che il mio pensiero sia legge. Questo è il modo con cui mi ci sono trovata io, ma appunto non è detto che questo valga per tutte voi. Io mi sento semplicemente di dirvi di valutare bene l'acquisto, perché secondo me appunto rispetto alle palette precedenti alcuni colori non sono semplicissimi da utilizzare e io trovo che la qualità generale della palette sia leggermente più bassa rispetto a quella delle precedenti. A questo punto non mi resta altro che salutarvi. Mi raccomando, se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche quesito a cui non ho risposto nel corso di questo video, lasciatemi un commento qua sotto, sarò felicissima di rispondere a tutti i vostri dubbi. Se riesco ad aiutarvi, sapete, lo faccio sempre con davvero molto molto piacere. Io vi lascio ora la realizzazione di questo make up con un mini video appunto dopo i miei saluti, quindi non scappate subito dopo i miei saluti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un pollicino in su, condividetelo con i vostri amici sui vostri social. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Io come al solito vi mando un mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!